Bentornati in una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al peccato originale e all'ipotesi teologica circa il contenuto di questo fallo primordiale del genere umano. Siamo abbastanza avanti con il ciclo di catechesi. Oggi, se Dio vuole, concludendo la rassegna degli scritti numerosi e quindi del pensiero di San Massimo, il confessore, finiremo la parte patristica, quindi è finita la prima parte con questo di questo articolato ciclo di catechesi. Ad essa seguirà poi una ampia rassegna biblica delle spie, diciamo così, che si trovano nella Sacra Scrittura circa il contenuto del possibile del peccato originale. Qualche cenno al magistero e poi arriveremo a concludere, se Dio vuole, con le rivelazioni private, per chi ovviamente ritiene di prendere in considerazione, fatte da Gesù alla mistica Maria Valtorta. La volta scorsa ci siamo fermati, perché, ripeto, il materiale di San Massimo è davvero molto molto cospicuo, giungendo ad una prima conclusione, che riprendo: il concepimento mediante l'unione carnale e la conseguente nascita, come la conosciamo oggi, sono entrambe modalità di generazione che appartengono alla condizione di vita post-lapsaria del genere umano. Questo termine indica, viene dal latino, quindi post-lapsaria significa appunto dopo il peccato originale, dopo la caduta, dopo il fallo, e quindi causate da e propaganti il peccato di origine. E quindi è evidentemente possibile affermare che per San Massimo il Confessore nessuna delle due, quindi concepimento mediante unione carnale e nascita così come la conosciamo oggi, facessero parte dell'originario progetto creativo di Dio, cioè gli uomini non avrebbero dovuto essere concepiti e non avrebbero dovuto nascere in questo modo, detto in parole semplici, povere, dirette. Ora andiamo avanti con la lettura degli scritti. Siamo sempre nell'opera Gli Ambigua. Cito: bisognava veramente che il creatore della natura, raddrizzando per suo mezzo la natura, abolisse le prime leggi della natura, con le quali il peccato, mediante la disobbedienza, aveva condannato l'uomo ad avere le medesime caratteristiche degli animali razionali, cioè quelle della successione dell'uno dall'altro. Attenzione a questo passaggio, eh? Le medesime caratteristiche degli animali razionali. Vuol dire che sta dicendo, questa è una cosa che anticipo, vedremo a suo tempo in Maria Valtorta, che c'è stata una sorta di caduta, proprio nel senso, cioè di degradazione, cioè l'uomo ha perso, sotto questo punto di vista, un grado di essere, cioè relativamente a questa fattispecie, ha abbassato la sua dignità a livello animalesco. È così. E bisognava che così si rinnovassero le leggi della prima e veramente divina creazione, affinché quello che l'uomo, debole come era, aveva oscurato per negligenza, lo correggesse Dio, potente come era, a causa del suo amore per l'umanità. Se dunque furono abolite in Cristo le leggi della natura dovute al peccato, e se ogni rivolta delle passioni degna di schiavi totalmente sparì a causa della presenza del Logos, assolutamente si deve riempire il mondo superno. E non contestiamo questo fatto. Perché se l'antico Adamo, che fu puro e semplice uomo sotto il peccato, abolendo a causa della disobbedienza alle prime leggi della natura, poste nello spirito, riempì il mondo qui in basso con coloro che come lui erano stati generati nella carne per la corruzione e divenne capostipite della somiglianza della sua trasgressione, e questo nessuno lo contesta, tanto più il nuovo Adamo, senza peccato, Cristo Dio, abolendo in quanto Logos le leggi dell'irrazionalità introdotte nella natura a causa del peccato,
È giusto che riempia il mondo superno di coloro che, come lui, sono stati generati per lo spirito in vista dell'incorruttibilità, divenuto capostipite nella somiglianza della sua obbedienza. Quindi, anzitutto, bisogna affermare una cosa. Penso che ricorderemo che l'idea della degradazione, quindi della decadenza ad uno stato di vita inferiore dell'uomo, era già stata formulata dal grande San Gregorio di Nissa nel De Hominis Opificio. Certo, qualche puntata fa, però lo ribadiamo. Quindi c'era una vita, come dire, più simile a quella degli angeli, dell'uomo nello stato di giustizia originale, e dopodiché decade ad un livello simile, abbiamo sentito San Massimo, a quello degli animali irrazionali. Allora, che cosa succede? Che il creatore, attraverso l'incarnazione, ha dovuto evidentemente abolire queste leggi della natura, che in realtà, però, attenzione, sono le seconde leggi, cioè quelle instaurate dalla disobbedienza dell'uomo e da lui inflitte come pena. Quindi in tal modo il Cristo ha rinnovato e restaurato le leggi della prima e veramente divina creazione. Attenzione a questo passaggio, dice il nostro autore, da ciò è possibile ipotizzare per conseguenza che Cristo sia stato il primo uomo ad essere concepito e ad essere nato come avrebbero dovuto nascere tutti gli esseri umani secondo il progetto originario di Dio, stiamo capendo, e che tali erano le prime leggi della natura prima del peccato. Quindi, tutti nati per opera dello Spirito Santo, tutti concepiti per opera dello Spirito Santo e nati senza violentare e violare l'integrità fisica, e senza dolori per la donna, San Massimo lo più che ipotizza. Tali leggi sono state abolite, le leggi originali, che sarebbero quelle che Gesù ha mostrato nella sua nascita e nel suo concepimento. La disobbedienza di Adamo le aveva abolite, appunto, instaurando le leggi della natura lapsa. Quindi, evidentemente, la volontà di Cristo, sempre ha proseguito San Massimo, è che le leggi di questa natura lapsa rimarranno sul pianeta Terra. Qui rimangono. E saranno abolite completamente solo con la risurrezione, come si legge nella lettera ai Filippesi, quando egli trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Uno dei tanti motivi per cui Gesù, interrogato dai Sadducei, ormai questo passo è abbastanza famoso, dice: i figli di questo mondo prendono moglie e marito, usando i termini moglie e marito in senso stretto. Ma i figli reputati degni della risurrezione non prendono moglie né marito. Le leggi della disobbedienza in paradiso evidentemente non ci possono entrare. Ora, in un altro passo, San Massimo torna ancora sul tema dell'incarnazione del Verbo. Ambiguum 41 stavolta. Certamente, dopo aver dato inizio, muovendo dalla divisione che è in noi, all'unificazione generale di tutte le cose in se stesso, Cristo si fa uomo perfetto. Per causa di noi, provenendo da noi e come noi, avendo tutte le nostre caratteristiche in modo completo, tranne che il peccato.
senza avere avuto assolutamente bisogno per questo scopo della successione naturale prodotta dalle nozze. Insieme e contemporaneamente mostrando, io credo, che vi era forse anche un altro modo deciso da Dio precedentemente perché gli uomini crescessero e si moltiplicassero. Qui lo dice proprio esplicitamente, cioè non è più un discorso che si capisce, d'accordo, o che lo lascia intendere, qui lo proprio dice. Allora, in questa prospettiva, vediamo come San Massimo riprende non soltanto San Gregorio di Nissa, ma anche, ricorderemo, Sant'Atanasio e San Giovanni Crisostomo. Dice che è una sua opinione, io credo, e premettendo un forse, ma che c'era un altro modo deciso da Dio precedentemente per la moltiplicazione del genere umano. E queste erano le leggi della prima e veramente divina creazione. Ora capite perché è così importante conoscere queste cose? Perché quando sentiremo Gesù dire esattamente queste cose negli scritti di Maria Valtorta, allora uno potrebbe dire: se Maria Valtorta, d'accordo, e molti sono tuttora adesso i critici a volte anche sprezzanti o feroci, ma questa è una mistica, o forse una pseudomistica, una visionaria, manco ancora cominciato il processo di beatificazione, e poi gli scritti, come se il Santo Ufficio l'aveva messa all'indice, quindi forse si possono manco leggere tutte queste cose qui, no? Il problema è che San Massimo il Confessore, Sant'Atanasio, San Gregorio di Nissa e San Giovanni Crisostomo, cioè chi non sa, non conosce questi nomi, cerchi di informarsi, ma sono quattro giganti della patristica, non sono quattro teologastri, d'accordo, quattro omuncoli o quattro mediocretti, sono quattro giganti del pensiero cattolico. Quindi non è che quella cosa cade dal cielo così e non ha nessun fondamento, quindi dice, beh, questa è pura fantasia. E insomma. Non abbiamo ancora finito, perché ho detto San Massimo ancora ce l'abbiamo un pochino. Analizziamo adesso alcuni brani dell'Ambiguum 42. Ancora sull'incarnazione del Verbo e la nascita di Cristo. In tal modo rinnovò Cristo completamente la nascita con il principio di divina perfezione che era in lei, rafforzò la natura e liberò totalmente la natura dalla generazione che era caduta sotto di essa a causa del peccato. La natura così non fu più dominata da un modo di seminagione a lei estraneo a quello dei restanti esseri animati che sono sulla terra. Qui, continua a citare, però stavolta parla l'autore del testo, San Massimo ribadisce che il Cristo ha rinnovato totalmente il modo di nascere e ha liberato, ovviamente nel caso suo personale, la natura del modo di generare dalla corruzione in cui era caduta a causa del peccato. In tal modo la natura stessa non è rimasta sotto il dominio del modo di generare mediante il seme maschile, uguale a quello degli animali. Tuttavia, questo è avvenuto solo per il concepimento e la nascita di Cristo. E qui San Massimo si pone sulla scia, ricorderemo, di un altro pezzo da 90 della patristica latina in particolare, cioè Sant'Ambrogio, che ricorderemo nell'Exhortatio Virginitatem aveva affermato che tale modo di generare, quindi quello che conosciamo, è estraneo alla natura umana. C'era anche Sant'Ambrogio che l'ha affermato. Cioè non quello progettato originariamente da Dio per l'uomo, ma sopraggiunto con il peccato.
ripeto, l'altro step, l'altra grande questione è: questa è una cosa che è conseguente il peccato o è stato il peccato originale stesso? Vediamo ancora un passo seguente, di nuovo ancora sul verbo, perché capite, attraverso la comparazione tra quello che è successo al verbo e quello che succede ordinariamente negli esseri umani, San Massimo riflette, pensa e quindi trae le sue conclusioni. Aggiungendo a sé, di nuovo cito, sempre dagli ambigui, è sempre il numero 42. Aggiungendo a sé in senso pieno la stessa natura umana, in realtà e verità, la unì a sé nell'ipostasi senza mutamento, senza modificazione, senza diminuzione e senza divisione, tenendola intatta nel suo logos e nel suo limite della sostanza. Con essa, secondo l'opinione del santo e grande maestro, egli onorò la nostra generazione perché si fece uomo veramente e fu generato in modo umano per liberarci dalle catene della generazione e dalla legge di essere seminati e generati come l'erba in seguito alla condanna dovuta al peccato, e dalla legge di avere per natura la comunione con gli animali irrazionali e le piante, quando siamo portati all'esistenza. Ovviamente, attenzione, il santo e grande maestro di cui parla in questo contesto è San Gregorio di Nazianzo, che, come diceva San Gregorio, non di Nissa, questo è San Gregorio Nazianzeno, grande amico di San Basilio Magno, lui diceva che il Verbo di Dio, assumendo la natura umana, ha scelto di essere generato in modo umano per liberarci dalla generazione dovuta al peccato. Attenzione, generato in modo umano, ma non con le leggi della natura umana decadute. La generazione in modo umana è però servita a liberarci dalla generazione dovuta al peccato, cioè di essere seminati come l'erba e di avere per natura la comunione con gli animali razionali. Quindi è ancora una volta più chiaro che la modalità generativa attuale, secondo San Massimo, è causata dal peccato di origine e che col peccato di origine il nostro modo di generare è diventato simile a quello degli animali. Continuando ancora, San Gregorio e San Massimo afferma: questo dice in un passo il grande Ezechiele, che vide le grandi realtà e fu iniziato ai divini misteri, poiché ebbe appreso la causa dell'attuale economia relativa all'uomo, come se stesse parlando a Gerusalemme. Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei, tuo padre era un amorreo e tua madre un ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale, e non fosti lavata con l'acqua per purificarti, non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose, e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante il giorno della tua nascita fosti gettata via in piena campagna. Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue, e dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Orbene, il Signore che guarì la nostra natura venne a liberarla dalla condanna di essere generata dalla seminagione come l'erba e di avere la vita attraverso il sangue come le altre bestie. La ricondusse all'antica grazia dell'incorruttibilità. Questo passo di Ezechiele, che qui San Massimo ha citato, e lo troviamo intitolato La storia simbolica di Israele nelle attuali versioni approvate della Bibbia, specie quella di Gerusalemme, viene letto anche questo da San Massimo, di nuovo per ripetere che l'attuale modo di generare mediante il seme ci rende simili all'erba. Sappiamo che ci sono altri passi della scrittura, no? Ogni uomo è come l'erba del campo, si legge nel profeta Isaia.
Inoltre, riferendosi alla frase detta da Dio, vivi nel tuo sangue, qui c'è un'allusione neanche troppo velata a Giovanni 1,13, no? Cosa sono i figli di Dio? Quelli che non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Attenzione, in questo modo San Massimo sta contrapponendo alla nascita attraverso lo Spirito, come è stato concepito Gesù, per opera dello Spirito Santo. Questa nascita attraverso lo Spirito, che avrebbe dovuto essere la modalità originale di generare e della quale Cristo è primogenito, mentre per noi ora realizzabile solo con il battesimo. Perché questa è contrapposta alla nascita attraverso il sangue, modalità che ha assimilato l'uomo agli animali. Interessantissima questa cosa. Quindi, quello che Gesù ha vissuto anche nella generazione, nel concepimento e generazione umana, noi, dopo il peccato originale, non lo possiamo vivere più, però almeno abbiamo il battesimo che ci fa rinascere. Vi ricordate anche il discorso con Nicodemo, che si stupiva, dice: ma come fa un uomo a entrare una seconda volta nel grembo della madre? Non ci entra nel grembo della madre, ma viene, rinasce, appunto per opera dello Spirito Santo. Ancora un ultimo passo che parla della generazione attraverso lo Spirito. Ma questa divinizzante divina e immateriale generazione, il primo uomo la abbandonò perché preferì ai beni che erano solo oggetto di pensiero e fino ad allora erano rimasti oscuri, quello che nella sensazione era gradevole ed evidente, per cui fu condannato a possedere logicamente una generazione dei corpi senza libera scelta, materiale ed effimera, in quanto giustamente Dio giudicò secondo giustizia colui che volontariamente aveva preferito il peggio al meglio e aveva preferito la generazione sottoposta alla passione, schiava e costretta a somiglianza delle bestie prive di ragione e di pensiero che sono sulla terra, alla libertà e alla generazione esente da passione e volontaria e pura, e aveva preferito la spregevole materializzazione insieme alle bestie prive di pensiero all'onore procurato dallo stare con Dio che è divino e inesprimibile. Oh, guardate, qui è veramente un passaggio spettacolare. Anche perché questo, mi fermo un attimo, non vale soltanto per il peccato originale. Oggi è la festa di San Tommaso d'Aquino, quindi capita questa catechesi in questa circostanza di quest'altro genio che, come vedremo purtroppo, su questo punto, seguendo il secondo Sant'Agostino, ahimè, ha abbracciato una tesi, è per questo che poi queste ipotesi sono state, lo vedremo, sono cadute nel dimenticatoio, perché San Tommaso esercitò dal 1200 in poi anche in ambito cattolico un'autorità indiscussa. Praticamente c'era solo San Tommaso, soltanto che, pur essendo un genio e pur essendo un fuoriclasse, forse uno dei più grandi geni della storia, su qualche piccola cosa San Tommaso non vide tanto bene, perché purtroppo, mentre descrive perfettamente, come dire, la dinamica del peccato originale, le conseguenze del peccato originale, le pene del peccato originale, qui in relazione alla Madonna ha svalvolato un po' in buona fede, e anche in relazione alla nostra tematica, purtroppo non è stato illuminato adeguatamente. Però perché ho citato San Tommaso? Perché qui, in questo testo, San Massimo, oltre evidentemente che a ribadire questo concetto della degradazione dell'uomo, fa anche una requisitoria all'uomo che dovrebbe far scaturire in tutti quanti noi un grande mea culpa. Dio giudicò secondo giustizia colui che volontariamente aveva preferito
il peggio al meglio. La generazione sottoposta alla passione schiava è costretta, come le bestie, alla libertà e alla generazione esente da passione volontaria e pura. E aveva preferito la spregevole materializzazione insieme alle bestie prive di ragione, piuttosto che l'onore procurato dallo stare con Dio, che è divino e inesprimibile. Ora, questo purtroppo non è accaduto soltanto ad Adamo ed Eva. Ho citato San Tommaso perché San Tommaso, sappiamo che tutti quanti sanno che San Tommaso era caratterizzato proprio da uno stile assolutamente sobrio, sempre moderato, pacato. Gli scappa soltanto una volta un'espressione nella, se non ricordo male, Summa Contra Gentile. Adesso dovrei andare indietro a trovare le opere, diventa complicato. Dovrebbe essere la Summa Contra Gentile, che a un certo punto gli scappa un'espressione mentre stava rivelando, adesso parlando di non mi ricordo quale verità, però dice: con sdegno si vergognano dunque gli uomini che, pur potendo conoscere e accedere a cose tanto grandi, sono in tutt'altre faccende affaccendati e disprezzano queste cose e si perdono un fiume di grazie. La canzone del peccato originale è antica, ma è sempre nuova. Purtroppo. Perché l'uomo fa sempre le stesse cose. Preferisce il piacere immediato, sensibile, ai diletti spirituali. Preferisce i beni di questo mondo ai beni del cielo. Stanca se stesso e stanca la propria mente, il proprio corpo, le proprie energie nelle cose della terra senza cercare le cose del cielo. Ed è cosa esecrabilissima questa. L'onore procurato dallo stare con Dio. Ho scritto oggi un articolo per una rivista dove praticamente il tema era appunto l'Eucaristia attraverso le Suor Lucia di Fatima. Questo era il contenuto dell'articolo, che uscirà a breve, insomma, tra una ventina di giorni sul settimanale di Padre Pio. Suor Lucia ha scritto un libro che si chiama Gli appelli di Fatima, e mi hanno dato dalla redazione il compito di commentare, di articolare i capitoli di questo libro, no? Sull'Eucaristia, da Fatima, come dire, viene l'appello accorato dell'angelo del Portogallo quando apparì ai pastorelli inginocchiato, aveva un'ostia sopra un calice che poi li ha lasciati sollevati in aria, e l'ostia gocciolava, e fece quella bellissima preghiera riparatrice per l'Eucaristia, o Santissima Trinità, eccetera, eccetera, e lì praticamente c'è tutta l'Eucaristia in quella preghiera, e anche tutto quello che di male riceve l'Eucaristia, in continuazione. Io personalmente, una delle cose che mi fa proprio stare, mi causa sofferenza a questo riguardo, è vedere, per grazia di Dio mi trovo in una bellissima chiesa, una chiesa d'arte, ma voi capite, quando magari la domenica uno sta celebrando la Santa Messa domenicale, insomma, che la celebrazione delle celebrazioni, ma sapete quante volte capita che, con tutti i cartelli che stanno in giro, durante la messa te si presentano le frotte dei turisti, senza ovviamente nessun riguardo anche per la celebrazione, perché devono andare a vedere il museo, i novelli musei che sono diventate le chiese. Evidentemente non gli passa neanche per la prima anticamera del cervello, che più che andare in giro a fare i turisti religiosi, la domenica bisognerebbe entrare in chiesa per santificare il giorno del Signore. Non gli passa per l'anticamera del cervello. Allora, è sempre così, perché nel peccato originale poi si estrinseca e si dipana
e si concretizza, ahimè, nei peccati attuali commessi dagli uomini, tutti gli uomini. Ora, nel brano che abbiamo letto, San Massimo appunto ha affermato che l'uomo ha preferito ai beni spirituali, come è lo stare con Dio, divino e inesprimibile, ciò che nella sensazione era gradevole. Noi dobbiamo farci questa domanda. I cristiani sono distaccati da ciò che alla sensazione è gradevole. I piaceri della vita. Sappiamo benissimo, una coppia che vive nel matrimonio adesso non può astenersi regolarmente, quindi usa di quel piacere, anche quando andiamo a tavola, che mangiamo e quindi che compiamo il doveroso ufficio della nutrizione, perché sennò ci moriamo di fame, è chiaro che noi percepiamo alcuni gusti, ma i piaceri dei sensi, per noi, cioè io li cerco di più dei beni spirituali come lo stare con Dio, divino inesprimibile, questo dobbiamo chiedercelo. E quindi, attenzione, questo volgersi ai piaceri sensibili, ed ecco lo step successivo, ricordiamo San Gregorio di Nissa e San Giovanni Crisostomo, che pur non affermando che il peccato originale è stato quello, però sottolineano che al peccato originale sono stati condotti i nostri progenitori attraverso la ricerca del piacere sensibile. Non dicono che è stato quello, però quale piacere sensibile? Rimane poi la domanda. Loro non hanno dato una risposta esplicita, l'abbiamo già visto. Ma quale? Ora, tutto questo perché l'uomo aveva preferito la generazione sottoposta alla passione e schiava, a somiglianza delle bestie prive di ragione e di pensiero, alla generazione esente da passione e pura. Abbiamo sentito nello scritto precedente. Ora, da queste ultime frasi si potrebbe anche ipotizzare, dice il nostro autore, che Massimo voglia alludere al fatto che la trasgressione dei progenitori sia consistita nel voler generare la triesse umani con le sole proprie capacità fisiche, senza l'aiuto di Dio e contro la sua volontà. Vedete che anche nella tentazione, poi ci torneremo, no? Luciferina, se fate questo diventerete come Dio. Sì, poi aggiunge, conoscendo il bene e il male, ma fermiamoci su diventerete come Dio. Cosa fa Dio a differenza di noi? Dio crea. Come si chiama l'atto che dà vita alla generazione? Si chiama procreazione, cioè tu stai procreando, quindi non stai evidentemente creando, noi non siamo capaci di creare una cosa da nulla, però è procreazione, quindi perché è un'attività che produce una vita. Chiaro che la causa prima rimane l'altissimo, perché però tu la vita comunque l'hai prodotta, cioè se un uomo e una donna si mettono in testa di fare un figlio, se non ci sono problemi nella natura, quindi causa di sterilità o di tutte quante le altre complicanze che hanno le famiglie e le coppie che non possono avere figli, tu una vita la crei, la procrei, però comunque in qualche modo la crei, esce da te. Il patrimonio genetico è quello del papà e della mamma. Se non morirete affatto. Sentiremo poi, perché negli scritti di Maria Valtorta, Gesù va nei dettagli anche a descrivere la provocazione satanica.
Voi che vivete una vita, questa è una larva di vita, non sapete nemmeno che cos'è la vita. Quindi è che il piacere, il godere, è il generare, diventare come Dio. Capiamo? La divinizzante divina e materiale generazione di cui parla Massimo siamo più che autorizzati a concepirla come la generazione nello spirito, cioè l'adozione a figlio di Dio a cui Dio stesso avrebbe voluto elevare l'uomo per grazia, ma che l'uomo avrebbe dovuto accogliere con una sua libera decisione, che invece ha rifiutato. Ora, l'ultimo brano di San Massimo, che commentiamo e poi ci fermiamo, è ancora tratto dagli Ambiguo numero 42. Quella condizione che Adamo aveva volontariamente abbandonato, intendo dire la generazione dello spirito in vista della divinizzazione, per cui fu condannato ad essere generato nel corpo in vista della corruzione. Attenzione, eh? Il figlio di Dio volontariamente, poiché è buono ama gli uomini, divenuto uomo nella nostra colpa e volontariamente condannando se stesso insieme con noi, lui che è il solo libero e senza peccato, accettando di essere generato nella generazione dei colpi nella quale consisteva l'opera della nostra condanna, attenzione, eh? Ebbene, egli la corresse misticamente sostituendola con la generazione nello spirito ed in se stesso si dissolse per il nostro bene e in se stesso, scusate, dissolse per il nostro bene le catene della generazione nel corpo, sicché a coloro che credono nel suo nome dette la possibilità di diventare figli di Dio da carne e da sangue che erano, mediante la generazione volontà, secondo lo spirito. Ora, mi permetto, anche se l'autore non lo nota, però lo noto io che qui, e questo è l'ultimo scritto, però San Massimo va ancora un pochino oltre. Rileggiamo un passaggio. Accettando di essere generato nella generazione dei corpi nella quale consisteva l'opera della nostra condanna. Espressione come la intendiamo? L'opera della nostra condanna, cioè l'opera conseguente alla condanna, siccome hai fatto il peccato originale, da oggi in poi generi in questo modo. Quindi sarebbe, sapete che in greco ci sono due genitivi, no? Il genitivo soggettivo e il genitivo oggettivo. Quello di cui ho parlato è il genitivo oggettivo, quindi nella quale consisteva l'opera della nostra condanna, significa l'opera che è la nostra condanna, cioè quindi conseguente alla nostra condanna, che è l'oggetto della nostra condanna, cioè la generazione carnale. Ma poi c'è il genitivo soggettivo, quindi non l'opera che è conseguente alla nostra condanna, ma l'opera della nostra condanna, cioè l'opera compiendo la quale si è innescata la nostra condanna. Cosa intendeva San Massimo? Punto interrogativo. Certo, rimaniamo nel campo delle ipotesi, perché lui non dà spiegazioni, ma siamo sicuri che non ci siano possibilità di intendere questo genitivo come genitivo soggettivo, quindi, ripeto, non nella quale consisteva l'opera della nostra condanna, cioè l'opera della nostra condanna è la generazione carnale. Che condannati dopo il peccato originale non possiamo generare in nessun altro modo che questo. Ma oppure l'opera che è stata la causa della nostra condanna, cioè noi non possiamo generare in nessun altro modo che questo, perché questo modo di generare, voler scoprire questa cosa
è stato il contenuto del peccato originale. Basta interpretare questo genitivo in genitivo soggettivo e troviamo in San Massimo un prologo, un prodromo, un indizio, una insinuazione che porta a pensare in questo modo. In ogni caso, cogliamo oggi, lui parla di una generazione secondo lo spirito, di una generazione carnale. La generazione secondo lo spirito avrebbe dovuto essere, secondo San Massimo, quella avuta anche per la vita naturale prima del peccato originale. Dopo il peccato originale, la generazione dello spirito non c'è più per la vita naturale, ma c'è per la vita soprannaturale. Il battesimo. Non rinasci da acqua e da spirito, non puoi entrare nel regno di Dio, non puoi vedere il regno di Dio. Quindi in qualche modo Gesù ce l'ha restituita, però in un modo parziale, perché la fine della generazione carnale la vedremo soltanto quando saremo arrivati in paradiso. Bene, e con questo la ricerca sui padri è finita. Ora, certamente, nella prossima puntata, il nostro autore ci dedica un capitolo. Bisognerà fare il punto della situazione, quindi fare un bel volo di gabbiano e dire: allora, dopo tutta questa lunga disamina che ci ha portato via ben più di 10 puntate, cosa ci resta in mano? Quindi, quali sono i punti chiave in cui possiamo sintetizzare, almeno per la maggioranza, la dottrina patristica su questo tema, cioè la dimensione sessuale dopo il peccato originale, o la dimensione sessuale e il peccato originale. Beh, quindi la prossima volta riprenderemo da qui e poi, appunto, come accennavo, proseguiremo con l'analisi dei passi della scrittura e anche con quei riferimenti al magistero e ai teologi, evidentemente post-patristici, prima di arrivare all'ultima parte che ci metterà in contatto con le rivelazioni di Maria Valtorta, che però affronteremo dopo aver avuto tutto questo bagaglio pregresso, ecco, che ci consentirà dunque di farne un uso veramente straordinario ed eccellente, e anche di poterli capire e saperli difendere, non soltanto con un argomento di autorità mistica. Gliel'ha rivelato nostro Signore, o lo accetti o non lo accetti. Sì. Però andremo a vedere che quello che è rivelato non è che è una cosa che cade dal cielo, è una cosa che è fondata già sul pensiero dei giganti che ci hanno preceduto. Ci vediamo amici la prossima settimana, se Dio vuole, la mia benedizione a tutti e alla prossima.